Noi chiediamo lo sfratto degli occupanti abusivi. Questi cittadini vivono nel pericolo, violenze continue, minacce continue, ci sono state anche minacce gravissime alcuni giorni fa e l'abbiamo scritto nel comunicato. Io ho chiesto al prefetto, ho incontrato il prefetto col deputato Gianluca Vacca qualche giorno fa e ho implorato in ginocchio di sensibilizzare il presidente della Regione Abruzzo a stanziare fondi per lo sfratto di questi abusivi. Sono amareggiato perché nonostante ci sia stato un finanziamento statale di 18 milioni di euro destinato al comune di Pescara, non ho visto un euro di questi 18 milioni destinati allo sfratto degli abusivi. Come dire, rigenerano, rifanno qualche strada, rifanno un parco, ma lasciano i criminali proprio pregiudicati dentro casa perché se non stanzi i fondi. Questo è un dramma. E poi chiediamo un sistema di videosorveglianza. Allora, oggi i cittadini sono veramente arrabbiati, non ce la fanno più, sono costretti a vivere nel pericolo e nell'emergenza sociale e sicurezza eclatante. È assurdo che il presidente di regione, che è il responsabile anche della politica della casa di Regione Abruzzo, parliamo di case ATER, non ci riceve. Del Vecchio, questa mattina c'è questa protesta dei residenti ATER proprio nei pressi della sede della regione qui in Viale Bovio. La giunta regionale cosa risponde a questi residenti che sono arrabbiati soprattutto con la regione? Ci siamo attivati per far convocare dal prefetto un tavolo importante che si è tenuto giovedì scorso, nel corso della quale sono stati affrontati i problemi riguardanti le occupazioni abusive degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Attraverso l'impiego di risorse per lo sgombero è un fatto, ma certamente non può essere una cosa, diciamo, che può svilupparsi nel tempo normalmente. Diventerebbe un mercato parallelo degli sgomberi, che costano circa 15.000 euro per ogni alloggio. Assumerebbero valori importantissimi, e andiamo dall'1,5 milione ai 2 milioni di euro. Dall'altra si è cercato di avere assicurazioni rispetto a un altro elemento importante, che è quello della tutela della tranquillità, della sicurezza e quindi anche elementi di ordine pubblico. Tutte queste cose verranno dal Presidente riferite con le notizie che avremo ancora in questi giorni in una riunione che farà con il comitato di queste persone che erano qui stamattina. Quindi tra giovedì e venerdì sicuramente fisseremo la data per incontrare il comitato dei rappresentanti degli inquilini di via Rigopiano.